Non era richiesto. Non era previsto. È inaspettato. Pensa che si è trasformato, come vedete, ha preso 12 anni in vacanza. Pronto a fare il predite della prossima edizione. Farò il predite. Perché cosa stiamo andando a fare? Schifo. Il collegio 8, ragazzi. I provini. Vi ricordo che abbiamo aperto dei nuovi canali. E quindi adesso i nostri canali YouTube sono ben 5. Hamet, questo canale dove state guardando questo video sceno. Hamet Vlog, Food Vlog, Travel Vlog. Hamet Sport, lo sport, un grande ritorno, abbiamo riaperto, non si sa perché l'abbiamo chiuso. Hamet Extra, tutto pop calcio, cinema, serie TV, musica, manga, di anime, tutto. Videogiochi e Mette Ste cose. Di tutto. Se volete che Benze partecipi alla reaction della nuova edizione del Collegio 8, 50.000 like. C'è musica di Super Mario? Nella serie televisiva Mare Fuori, fuori c'è appunto il mare e dentro? In che senso? Cioè, dentro della prigione. Certo. Io sono andato, tra l'altro, fuori dalla prigione. Sì. Ah, sei andato in prigione. No. Fuori, tranquillo. Domanda di cultura generale. Come hanno visto Luca? Sto grandissimo il mare. Fuori c'è il mare, dentro non può esserci il mare. La montagna. Come la montagna? Bravo, però. Se non è mare, è montagna. Montagna. Un mare monti, in pizzeria lui. C'è star carcere. Oh. Complete recita la celebre frase del monologo dell'Amleto di Shakespeare: essere o non essere. Questo è il cazzo di problema. No, cazzo, l'hanno tolto per Shakespeare. Dilemma. È questo il dilemma. Madonna, con che interpretazione pure. Senza teschio in mano non è facile. Non è facile, bravo. Se dico guardiamo quel film su una VHS, cosa intendo? Tu sai cos'è una VHS? La cassetta. Ah, boh. Sai che non lo sanno. Sti giovinastri qua. Vabbè, VHS. Certo, non l'hanno mai vista, raga. E che cassette dove ci mettevi il CD? Come dove ci mettevi il CD? No, c'è un po' di confusione. Su una LIM. Cos'è? Una lim. Una lim nel backpack. No. Voi siete troppo vecchi per sapere che cos'è una lim. Aspetta, non lo dire. Secondo te cos'è? Secondo me è una lima corta. Un limone senza lingua. Una lim sarà tipo una mia una chain. Non lo so, una roba del genere. È una lavagna multimediale. Sì, vabbè. È una videocassetta. Ok. Pure scazzato gliel'ha detto. Sì. Cos'è l'urlo di Munch? L'urlo di Munch. È un quadro dove c'è una specie di alieno perché è pelato, dove fa così. Nebe. Nebe. In effetti ha ragione lei, possiamo dire. È il dipinto di Van Gogh, l'ho messo nella desina. Ma come il dipinto di Van Gogh? Ma se si chiama l'urlo di Munch, perché deve essere di Van Gogh? Occhio, perché l'ha messo nella desina. L'ho messo nella desina, quindi lo so. Bravo, lui convinto. Infatti ha preso tre. Prova a disegnarlo alla lavagna. Alla lim? L'ho visto alle medie in arte. Ah, disegna come me adesso? Io disegno così, sì. C'è un ponte, due persone dietro che camminano, una col cappello e c'è lui così. Praticamente io sta questo. Sembra uno spermatozoo. Però. Ma cazzo mio di prima mattina. Ma perché gli sta facendo i tentacoli? Ho urlato cazzo di prima mattina. Non si sono accorti del fatto che lui stia urlando, perciò l'hanno. Bravo, bravissimo! Perché sta urlando? Sta uscendo pazza per il tempo. Sto uscendo pazza. Quando sta al tramonto peggio mi sento, cioè un po' tristezza. Peggio mi sento. Numero uno. No, io mi sento dire che lei va presa. Nel film Il Gladiatore il protagonista dice: al mio segnale scatenate l'inferno. Scatenate la guerra. Aguera. La pioggia. Bello. Ci può stare. L'ira di Dio. L'ira di Dio. Ci sta bene però. Madonna, mi sei impegnata per tirarla fuori. Prova di recitazione. Sei un attore che deve scusarsi di qualcosa con qualcuno. Scusi prof, se non ho fatto i compiti. Lo devi prendere a pugno o ti devi scusare? Cosa c'è in quella mano? Ti do mazzetta del bocca. L'uccellino è vivo o morto? È l'uccellino di Schrödinger. Fin quando non apri la mano e sia vivo che morto. La porto a casa io piuttosto. La lavo io la camicia. È appena uscita la Scooby-Doo. Sì, lei sì. Bella. Sì. Voglio chiedere scusa alle bottiglie se non ho portato rispetto al loro modo di essere. Schiacciandole. È una presa di coscienza. La violenza sul mondo della plastica. È un genio. Lui ha deformato delle povere bottiglie. Ma poi come l'ha detta? Harry Potter. Era un mago, appunto, che faceva magie. Faceva magie di ogni tipo. Basta, fermati. Basta, era un mago. Harry Potter è accompagnato da un animale, Edwige, che è una civetta. Una civetta. Un oggetto. Un oggetto. Ma scusa, ma da un animale. È accompagnato da un animale che è un oggetto. Tutto ok. Se tu potessi fare una magia in questo momento, cosa faresti? Ma far finire il collegio, che non è ancora iniziato, figurati. Finire la fame del mondo. Amore. L'unico altruista con la sua magia. Nel 1200.
perché voglio rivivere la peste. Lui se gli metti una tunica sembra uscito dal 1200. No, oggi in questo momento mi sceglierei per il collegio. Agnello! Agnello collegio! Cos'è il PIL? Un prodotto interno lord. Penso sia una cosa, non un prodotto estetico, tipo una cosa che sarebbe per l'estetica, PIL che ti sfoglia la... Quello è sì, che PIL. Sei confuso. Sei confuso con sì, che PIL. Quello è il pelo interno lordo, vabbè, ci sta. Lordo, non mi ricordo la io. Ah, ci manca un pezzo, allora. Prodotto lordo. Prodotto lordo, prodotto sporco. Sì, non si dava. Non si sporco, prodotto lordo. Crea una frase di tre parole che iniziano con le lettere dell'acronimo PIL. Peli, incarniti, luridi. Piove. Il lunedì. Sono bravissima in questo gioco. Persona intellettuale letale. Ma in che senso? Fortissima, sì. Poi in Ligure. Parlo in Ligure. Qual era? Radice quadrata di 49. 7 e mezzo. Vabbè, è mezzo, perché abbondiamo. Blackjack. 7 non mi piaceva, perché tondo, sai, troppo. Poi quando sbagliano apposta per essere presi, dai. 16, 7 e mezzo. Sì, sì, sì. 84. Ma com'è? Come fa a essere più de... Vabbè, almeno un numero piccolo. Disegna la lavagna, una piramide. Io potrei impazzire. No, si disegneranno tutti un triangolo. Se sbagliamo potrei impazzire. Tutti un triangolo, guarda lì. Un cono. Benissimo. Quello è un cappello. Quello dell'asinello. È quello di Merlino. Oh, oh. Vai. Pazzesco. Bravissima. Bello. Madonna. Da libro proprio. Non pretendevamo così tanto. Cos'è un mulo? Un mulo. Ma raga, ma quest'anno che cazzo di domande stanno facendo? Ma raga, questo fidati che non lo sanno. E il maschio della mucca. Come il maschio della mucca? Palese. È quello che fa vento. Quello che gira e fa... Oh mio Dio. Ah, il mulo a vento. Raga, comunque è più difficile trovare una risposta del genere. Che quella... Porca cioè, questa mi è piaciuta. Questa mi piace. Sì. Che immaginazione. Ah, il mulo è tipo un bisonte. Sì, tipo il mulo e cavallo. No. Cavallo. Cavalla e asino. Asino. Cavallo e asina. Il bardotto. O il barzotto. Dipende come si alza il cavallo. Dipende. Se si imbizzarrisce il barzotto. Lo faccio. Tra l'altro il cavallo barzotto. Mica proprio il mulo lì. Lo faccio di mattina il cavallo barzotto. Lì sì che è mulo a vento. Sono prontissimo. No, lui l'aveva preso. Ma lui è bidello. No, lui lo... Lui è un baranzo. Lui, no, lui che amore. George W. Bush è stato. Occhio, eh. Paura. Aiuto. Un cantante francese. Sì. Palese. Palese. Francese. Marito di Edith Piaf. Sì, 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 sì. Ma non abbiamo. Re. Un re. Presidente degli Stati Uniti d'America. C'hai proprio ragione, amo. Pronuncia al contrario Fiorello. Senza leggerlo è difficile. Oleria. Cioè, l'hai sbagliato leggendo. Non l'hai fatto. Oleria. Oleria. Raga, io... Ho tante qualità. Delle pause, delle pause. Ho delle pause. Io vado solo avanti. Non sono un io guardo al futuro. Non mi guardo mai indietro io. Oleria. Poi... Che amare. Bisogna sempre leggerlo come in Twin Peaks. Oleria. Sempre sbagliato, sempre l'eroe. Clamoroso. Niente. All'eroe. Niente. Fiorello. La prima stampante. La prima stampante post vacanza. Tanto è arrivata per se stesso, non per qualcosa che è successo. C'è chi compra il diario e chi compra la stampante. Chi compra un'anca. Guarda che non riesce a alzarsi. Madonna, raga, occhio. Madonna, che vermone di dune. Che cos'è il mulo, ecco. Ha vomitato. Mi è appena tornato dal Gran Premio di Monaco. Faceva la bandiera. Se dico mandarino, mi posso riferire a due cose. Quali? La lingua cinese, il frutto. Che è un frutto. E il mandarino, che è uno strumento musicale. Cos'è? Quello è il mandolino, amio. Stavo pensando con cosa si è confusa. Ma cosa ride? Ma cosa fate? Avete mai provato a suonare un mandarino? Ma magari funziona. Emette un suono quando vai. Ce lo vedi di chi ha. E poi è uno strumento musicale. A Capri, il lungomare, le case, il mare. E lo suoni con l'unghia. Ho preso due biglietti per il concerto. Se la sono tutti i mandarini. Ascolta, fammi un favore. A 60.000 like farò questa serie.
manda Rino, che manda Rino a comprare... È un'interpretazione. Che sto vivendo uno psicodramma. Cioè, non ci posso credere. Comprare gli spaghetti, poi ha detto. Dammi tre parole: sole, cuore, amore. Mare. Vita. Fagioli. Fagioli. Sole, cuore. Per me la cipolla. Bud Spencer. Sole, cuore, fagioli. Siamo i livelli di per me la cipolla. Sole, cuore, fagioli. Occhio, ce la canta adesso, eh. È il nuovo film di Bud Spencer e Terence. Prova a cantarla se non la conosci improvviso. Dammi tre parole. Sole, cuore, amore. Sole, cuore e portafoglio. Zio, perché qua veramente. Ce la reppa, bro. Se non ti fai asciugare entro 5 minuti, finisce male. Sì. Ti scippo manate con due. Buona. Viva Genova. Viva Genova. In the panchine with the narice scoppiata. Ma che hanno? Si stanno connettendo. Clamorosamente il figlioccio del principe Pyrex della Dark Polo. Cos'è il sole? Allora, il sole è una stella. Sì. Okay. E è una stella rossa. Basta. Come il sole è una stella. 9%. Oh. 210. 210. È giusto. Ma cosa sta contando? Con la mano sinistra tocca la clavicola destra. Perché esiste? Ma lì è quella giugulare. Cioè. C'ha la clavicola in gola. Un po' spostata, eh. Qua. Magari ha preso una botta. Vabbè, ci sta. Ricordiamo che lui ha messo una tesina, non può sbagliare. Anche questa. No. La clavicola credo sia questa qua. Quella è la claviglia. No, mio. Indica sulla cartina geografica la città originaria della mortadella. Mortazza. La città è Bologna, che secondo me è qua. No, Cristo. Potrebbe essere il Piemonte. Io odio che non sapete la geografia. Cioè, non vi sopporto. Puoi non ricordarti la città originaria della mortadella, ma adesso la devo dire. Adesso la devo dire. Vai. Vabbè, Montreal in Inghilterra. Vabbè, dai, almeno però sull'Italia. Vabbè, sull'Italia. Cioè, sì, sei fermato. Sentirsi comunque. Spero. Era tu dici ci può stare Montreal City. Madonna, Gabriele il Re Leone, proprio lui. Io avrei detto il Re Leone. Io subito. Un grandissimo attaccante. Fiorentina, Roma. Grande, bro. L'ho già sentito, dovrebbe essere un... forse un filosofo. Sì, ho letto diversi libri del Battistuta. Batigol. Se ti dico disco versatile e digitale, cosa ti viene in mente? Cos'è? DVD. Ah, cazzo, non lo sapevo. Apparecchio che oggi non si usa più. Ah no, il DVD. È l'acronimo. Bravo. Prima dell'euro. Qui c'è gente che è nata con l'euro. Cazzo, eh. È vero. Qui c'è gente che è nata con l'euro. Attenzione. Io l'ho scampata al pelo, eh. Sì, ma lo sai, nel senso. Franchi. I franchi. Cioè, non è che ti hanno chiesto che monete usavano i guelfi ghibellini. Cioè, si parla di 20 anni fa. Ma come fanno ad esserci i franchi in Italia? E in Germania? In Germania anche la lira. Pieno di lire. Detest. La detest. Cosa? Il Dutch. Un detersivo. Stavo per dirlo. Aspi, franco. Frango. I franchi proprio. I franghi. Ci sono tutti i franchi. C'è già franco che si chiama Franco. Franco e Ciccio. Uno franco ci saranno. In Svizzera? La moneta svizzerina, credo. La moneta svizzerina. Sì, la si mangia. Problema. Occhio. Un euro corrisponde a 19.036. Ma il problema è che già nella lettura c'è il problema. Mila, già. Sono stato preso a pugni. 1127,2. Oh, frate, minchia. Lui è già dentro. Minchia, lui spacca. Arrivavo dai five. Mickey Five. Everybody get up. Sing it. Elenca il maggior numero possibile di capoluoghi di regione. Dai, facciamoci due risate. Napoli. Casoria. Chi? Casoria. Vabbè, comunque. L'Abruzzo. Ma com'è Napoli, Casoria, L'Abruzzo? Chissà che ragionamento. Aosta, Milano, Fregene. Dai, sta andando bene. Uno scivolone. Però Frigene potrebbe, uno. Potrebbe essere anche calcolato come capoluogo. Dai, uno va bene. Non ne conosco. Non è comunque onesto. Sincero. Piuttosto che dire cazzate. Il gatto mi ha mangiato. Disegna la lavagna, un animale che ti rappresenta. Nel segno zodiacale cinese, i 07 sono un maiale. Raga, oddio, io sono topo. Raga, questi sono 07. 2007. Raga, questi sono 07. 19 anni avevo. 2007 finivo il tirocinio dell'università. Minchia quanto son vecchio. E sono una leonessa proprio. Di Savana.
Quello è un leone, amo. È un a me sembra una cimice. È un pulce. Con i dentoni. Una cimice, è una cazzo dentoni. Di pulce. Sì. È una pulce cimice, deserto. È un nuovo ibrido. È lo squalo. Bello. Squalo unicorno. Sì. Una versione un po'. Oppure lo squalo antenna. Un po' punk. Piglia le stazioni radio. E si tratta di tipo un pollo, in teoria dovrebbe essere, perché fisica un po' un pollo. Grande, Benz. È bello avere una bella autostima di se stessi. Cartina? No, stima no, anche no, le scritte. Non ne ho. Ora giratemene una. No. Sono uscito senza. Come? Improvvisa una canzone. Cambia come il tema il collegio. Improvvisa una canzone nel genere musicale che preferisci che abbia come tema il collegio. Prepariamoci la trappata. Il collegio è molto bello. Là dentro troverò un fratello. Fratello. Faremo tante lezioni. Studieremo anche Manzoni. E mi sono anche un po' rotto i coglioni. Lui, io lo amo. Sto diventando cieco, però. Questo è l'uscita. Sto diventando cieco. Questa sembra uscito da quei. Quando facevano gli Mike Buongiorno negli anni 65. Esatto, guarda. Sai cosa sembra un po'? Pippi calze lunghe. No. 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 La faccia di Pippi calze lunghe. Tutto? No, tu guarda. Abbiamo pensato tutto tranne Pippi calze lunghe. Cioè, secondo me un cazzo. Beh, effettivamente non c'è. Beh, effettivamente ora che la vedo sai che posso dirti che proprio hai detto una cazzata. Cioè, cos'è il Millennium Bug? Che cos'è? No, fermi. Quello che c'è nel cervello. Cos'è il Millennium Bug? Te che sei giovane. No, no, ma non è per prendere per il culo, perché non lo saprà, credo. No, non lo so. L'ho già sentito, ma non so che cosa. Era lo psicodramma del 2000, quando i contatori dal 99 dovevano passare al 2000 e tutti arriverà l'apocalisse cibernetica. Praticamente i computer non ti ricordi che cagamento lì. Tutti i computer non erano stati programmati a scrivere le quattro cifre con lo zero. Con gli zeri finali. Quindi erano tutti in para questa roba. E quindi pensavo che si bloccasse tutto nel mondo. E non è l'astronave quella di Star Wars? Millennium Falcon. Falco. Tipo che hanno 60 anni e non sanno usare il telefono? Non so. I Millennium Bug, non i Millennium. Bug delle borse. Oh mio Dio, le bag. Il Millennium Bag. Sul cellulare per scrivere un testo di un messaggio. Cosa dovevi premere? Lo stesso tasto più volte. Il tasto messaggio. C'era un tasto messaggio, mi pare. Io avevo tipo con l'1 la A, B e C. Esatto. Ma quindi devo schiacciare tipo tre volte per arrivare alla C. Ah, esatto. No, ho letto male io. No, quello è un'altra cosa. Il codice morso. Codice morso. Bravi. O c'era il numero 1, 2, 3. Capolavoro. Quello è un telefono. Quello però. È il telefono fisso. Non numero 1. Allora dove andare la secca? E Pippi calze. Ah, ecco. Ecco, adesso vedi lì le trecce, la faccia è quella. Che falso. Guarda che falso. Oh, per solo perché abitano assieme. Per non dormire sul divano. Lui mi dà contro sulle cose e poi vedrai che alla fine... Ma sei mia amica Montreal in Inghilterra, dovresti dormire fuori una settimana. E poi premi il tasto dell'1, sta scritto A, B, C, D. C'è ragione, bravo. Ti piacciono i videogiochi? Sì. Domanda. No. Vabbè. In un universo parallelo non reale, quindi è come se avessi due vite contemporaneamente. Beh, loro, raga, sono nati con in mano un Nintendo. No, non mi piacciono, li trovo inutili, una perdita di tempo, non so nulla di costruttivo. Madonna, con che rabbia. Con questo. Che consapevolezza, poi. Stato picchiato da Super Mario. Con quale dignità di joystick? Di joystick. Disegna l'Italia. Vabbè, dai. Sto disegnando il nord. Con la cartina dietro, poi, tra l'altro. Sì, tra l'altro, è infatti... un po' troppo dritto questo stivale. Sembra un dente. È un cavolfiore. Cos'è? No, vabbè, questo è un... È un ippocampo. È un utero. È una tuba di fallo. Disegna il colon, cosa gli ha chiesto? Passato remoto, prima persona singolare del verbo avere. Io abbia, tu abbiate. Tu abbiate grasso, sì, certo. Io fossi. È vero. Può essere fossi. Completa la poesia, si sta come d'autunno. Sugli alberi le foglie. La nebbia agli irticolli. La nebbia agli irticolli. Cioè, se non so come continua, ne inizio un'altra. Sì, sì, urla e bestemmia. Il mare. L'alberi spogli, no? Fa freddo pure a giugno. A me non mi devi cagare, cazzo. Si sta come d'autunno. Fa freddo pure a giugno. Sugli alberi le foglie. Bravo! Sei una similitudine. Una metafora. Eh no, se è una similitudine non è una metafora. La similitudine è una figura retorica che riprende, diciamo, un'altra espressione e la mette a confronto. Voglio far prof. Non avrei saputo spiegarla. Non avrei saputo spiegarla. Bravissimo. Iniziamo. Gabbè, le scommetto un botto.
Cos'è la clonazione? No, ti prego, raga. Occhio. Tipo quelle macchine strane dove se ti invili dentro ti esce un clone, come quella dei film. Dici un clone? Voglio fare sfilata. Voglio fare la foto, ma dai, com'era? Sono contento per fatta sfilata. Sono contento per fare sta sfilata. Che è uguale ad un altro. Quindi due soggetti che si raddoppia, cioè siamo un sarà domo sarà t'arrabbiare, è vero? Può essere il cloro qualcosa riguardo la piscina. Il cloro in piscina è pieno di clonazione. La clonazione è una tecnica di ingegneria genetica che prevede piano troppo un po' meno. Elenca il maggior numero possibile di isole europee. Canarie, penisola iberica. Ma sei una penisola. Il maggior numero di isole. Mi dici già penisola. Francia, Hong Kong. Dai, ma ti prego, no, è troppo. Questa non le dici manco tu. Ma vabbè, ma dai, ma indica sulla cartina dove si trova la Torre Eiffel. Questa che è? Azerbaijan, grazie, Ungheria. Che cazzo la cerca in Trentino? Paris, Francia. Ma come vai a cercare Francia? Che però puttana, porca puttana. Qua siamo oltre al non sapere. No, ma perché siete in età di scuola dell'obbligo, non puoi non sapere una roba del genere. Ma ancora dove la sta cercando? Indecoroso. Ma in Puglia. Solo io ho fatto a scuola le cartine mute. No, anche io. No, anche io. Una domanda, guardo qui o guardo lì? Guardi me. Ma guarda la cazzo. Quello è stato più piccolo. Attenzione, del attenzione. Città del Vaticano. L'India. Certo, il più piccolo. Ma uno dei più... forse uno dei più grossi. Ma forse il più grosso. Il più grosso. Cioè, forse è tra i primi cinque. È Giamaica. Però per come me lo dice sinceramente le due no. Forza ha ragione lei. No, ma lei deve entrare sì. Cioè si può forza fare. Forza ha ragione lei. Oceania. Ma è un continente. Ma è un continente. Cristo, è un continente. Occhio, occhio di nuovo, ci siamo. Modena. Modena. Puoi sbagliarmelo, però almeno di una di una città calabrese. Modena, stai bene? Hai la febbre. Modena. Modenese, mezzo i peperoncini a soppressata. I tortellini a soppressata. Occhio. Occhio. La monarchia voglio. Destra e sinistra. No, comunque è grave, raga. Questa sì, perché cioè, questa è grave. Tu vivi qui. Ma Berlinguer. La politica. Certo. Guarda l'altro. Guarda l'altro come lo guarda e dice sì. La dittatura. Madonna. Allora io spero entrare. Io spero che tu non sappia che cos'è. No, io spero che tu lo faccia sta trollando. Che stia entrare, trollando perché dire una roba del genere vuol dire che proprio non sai dove cazzo vivi. Cioè se ci fosse la dittatura lo sapresti. Repubblica basata sul lavoro. Beh, lui è andato con il primo articolo. Beh, non era sbagliato. Enzo Mattarella. Enzo beh, fratello magari. Almeno è Mattarella, dai. Fabrizio. Occhio, guarda ste. In una zona calda, quindi verso l'Africa. Ma perché? Ma c'è pure scritto! No, c'è pure scritto! L'Etna è il vulcano della Sicilia. Eccolo qua. Ma c'è scritto, cazzo! Perché vorresti fare il collegio? Qui sbagliano anche la risposta. Pensare follower. Sono superbo. E vorrei non esserlo, se esserlo almeno esserlo meno. Ma tu sei fantastico, ma sei fantastico! Io ti adoro. E poi per il cellulare, ecco. Ma come fa avere 15 anni? Ma non è possibile! Ma da 17 magari. Indica sulla cartina dove si trova Bruxelles. Occhio, occhio anche qui, Bruxelles. Ma perché? Allora, no. Come cazzo ti... Allora, io vorrei capire. Come ti viene in mente di guardare l'Italia? Ma anche solo... Ma anche non sai il nome, cioè come cazzo fai Bruxelles a sentire Bruxelles e pensare che sei in Italia? No. Perché? Ma sai perché? Perché non gli insegnano la logica a scuola. Non gli insegnano più la logica. Ma per forza, mica a 14 anni fanno i TikTok in classe. Che cazzo devono studiare? Con quattro balletti a malapena accennati, sto c***o. E si sentono poi Carla Fracci. Fanno così due volte, s***ettata, culo in telecamera. Che devono subito fare miliardi di followers. Date a f***. Va. Che c***o, una tiltata su ste cose. Avete rotto il c***o con sto TikTok. Sti balletti di m***a. A me sai cosa mi fa tiltare? Mi fanno c***a, non ma è che beh, mi fa tiltare. Mi fa tiltare che neanche lo fanno il balletto. Quello che mi fa impazzire. No, no, interrompono 3 secondi. Non lo fanno. Peridono vanno a spegnere. Ah, scusa. Allora, scusate, non per cattiveria. Avete il fuori come schiacciate la mano davanti se volete del me lo fate vedere, che vi mettete davanti a che c'è una arriva sopra l'ombelico. No, questi qui.
Questa non la tagliare, lasciala. Ma dai. Che la mettiamo straveloce. Tutta ma dai, mi. Ma c***o, so che gli vedo con le e però sono lì, si preoccupano in finta davanti alle ma se ne vanti dai c***o. Io esprimo me stessa, esprimo me stessa. Presentati, yeah. Descriviti in inglese. I am beautiful. Ma presentati, sono bella, vabbè. I'm Matteo Crotti. And I'm monarchic. Come monarchico? Come monarchico? Oh signore. Cos'è global warming? È il riscaldamento globale, ovvero... Per dire questo possono anche non insegnartelo a scuola, però anche solo banalmente accendendo la televisione se o leggendo su internet se ne parla ovunque. Facendo la traduzione. Dovresti beh, ok, sì. Cioè, giusto. Quello che è un passo in più. Ma tutti gli anni, ma Raffaella, basta. Cara. Ma è vero, ma sbaglio lo fanno sempre. Una pasticcera? Cioè, con tu ci sono 40 cose. Raffaella Bignè. Tranne la pasticcera. Cioè, capito? Raffaella Babà, secondo me, non carro. Cos'è stato il G8 di Genova? Signore che ha creato il cerchio. Signore che ha creato il cerchio. Giotto. G8, ah. Giotto. Oh mio Dio. Pensavo fosse scritto tipo come una tag sui treni. Indica sulla cartina dove si trova l'Everest. Questa che è? Però qui gli fanno l'inganno della carrega, sì, dai. Cioè. Non c'è. Bravo. Perché in America? No! No! Ma stai zitto! Uno per fermarsi! Uno per fermarsi! Sul non c'è! Era perfetto!